sulla storia delle persone, perché tutti hanno una storia. Noi siamo una società in cui le persone sono lette, misurate, analizzate sulla base del successo. In questi anni io sto molto vicino, per il lavoro che faccio, a persone che apparentemente non contano nulla, ma le cui storie continuano ad avere una loro grande dignità, un loro grande fascino, al di là dei fallimenti, al di là della sofferenza, al di là della povertà. E credo che una delle questioni più importanti di oggi sia proprio recuperare il significato della storia di una persona. E con la consulta dei minori ho provato a lanciare, visto che ci sono dei ragazzi che già magari a 16, 17, 18 anni hanno dei genitori impresentabili, delle case impresentabili, delle storie impresentabili, già accumulate una serie di fallimenti, e l'idea che per loro non ci sia una storia, o che la loro storia sia solo da mettere sotto il tappeto, è francamente una grande ferita. Questo luogo che noi stiamo immaginando nel momento del saluto, io me lo vedo anche riempito da coloro che noi non vediamo, dagli invisibili della nostra società, che possono magari trovare il momento per salutare e ricordare insieme quello che ha condiviso il dormitorio, quello che ha condiviso magari anche un'esperienza che per noi è molto lontana. Credo che questa iniziativa, che ovviamente altrove fortunatamente ci precede, sia un segno di avanzamento nel senso di un recupero del significato che noi diamo all'esistenza di ciascuno. Perché oggi corriamo il rischio di avere delle esistenze che risultano importanti e significative, altre che apparentemente non sono nulla, che sono, come dire, da considerare assolutamente marginali. Anche queste storie hanno senso, hanno avuto un senso pur nella sofferenza, pur nella fatica, e credo che si giochi tutto nell'idea di relazioni che anche queste storie difficili hanno saputo. Per questo mi sembra bello immaginare che questo posto sia anche facile, perché il problema è che la burocrazia, i sistemi rendono inaccessibili certi posti. Prima è stato detto, Celeste, è bello pensare che la strada degli stemmi non sia stata usata solo perché quelle persone avevano una storia, tra virgolette, significativa, in qualche modo già riconosciuta, o delle relazioni che glielo consentivano. Dobbiamo pensare davvero che almeno questo spazio non abbia barriere, come peraltro si prova a fare nei momenti del commiato, là dove questa cosa viene vissuta con dignità. Ci sono oggi morti veramente anche molto povere nella loro solitudine, nella loro povertà, e varrebbe la pena che una città che si vuole ovviamente proiettare nella direzione della civiltà invece recuperasse questo.